Ed eccoci qua, e allora SummerSlam è a poche settimane di distanza e già la WWE ci sta facendo capire che la Bloodline non molla il centro dell'attenzione. Nel frattempo nel Judgment Day succedono dei piccoli screzi, ne parliamo oggi nella puntata numero 214 di Psycho Slam, quindi sigla! E bentrovati tutti quanti qui, come sempre, in compagnia del vostro chairman, the one and only, ma non sono Ricochet, lo dico prima, Daniele Tonzi. In compagnia oggi, ragazzi, oggi finalmente una puntata deventurinizzata. Salutiamo il Venturini che oggi a causa di una faringite non è potuto essere qui, mannaggia, oh che peccato. Ovviamente però con noi c'è il nostro Cheng. Ciao Cheng! Hola! Hola, 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 hola. Ti vedo contento. Vedo la felicità espressione del tuo volto proprio. No, è il mio stato normale, a dir la verità. Non è nulla di che. Bene,
E allora andiamo a un altro entusiasta di vivere che proprio non vede l'ora di parlare di Lacey Evans, che ovviamente è il nostro Massi. Ciao Massi. Entusiantissimo, guarda, entusiasmante. Ah no, scusa, dimenticavo che ora per ora ce l'hai con CM Punk, infatti basta con l'atleta AEW proveniente da Chicago. Ma che ce n'è solo uno, ragazzi? Non lo so. Come non lo sai? Io non lo so. Il più famoso è lui, poi vediamo. Non ne ho la più pallida idea. Questo qualcuno scriva a Max Del Prete che il famoso è il Brock Lesnar guy. Ma non è un atleta All Elite, però. Lui ovunque. Intanto salutiamo tutti quelli che ci hanno già raggiunto. Chris, ciao Mago Berlino, ciao Paolo, ciao Tribal Chief, adesso parliamo di te pure. Sì Paolo, c'è un entusiasmo qui, clamoroso per quello. Queste storyline sono tutte bellissime. Cioè, Mago, chiarimenti, domande, oggi butta lui le domande che noi rispondiamo direttamente in live, e Chris ci dice, ah, se parliamo del Judgment Day ci saranno spoiler su Raw. Chi lo sa, tanto non ne parliamo subito. Tanto partiamo con il nostro elephant. Dove è andato Massi? Perché Massi scompare? È stato risucchiato dalla Bloodline, anche lui. È finita. Wow. Allora. Perché lui fa parte del Blueprint Order, quindi... E quindi è andato via per quello, ho capito. Allora, elefantone di oggi, ovviamente, non puoi che essere... Ragazzi, ma che cosa abbiamo visto? Beh, parliamo di entusiasmo. Ah, eccolo qua, Massi. Parliamo di entusiasmo, parliamo di cose che ci sono veramente piaciute, che cose che veramente stanno attirando l'attenzione di tutti, e ovviamente non possono essere il Roman contro Jay a SummerSlam. Allora, Cheng, la domanda è già là. È veramente la storyline perfetta? Io ho sentito, ho letto elogi su elogi, però uno che dice, oh, ma guardate che c'è quel titolo di cui non ne parla nessuno. Cioè, ancora non viene messo al centro dell'attenzione, al centro della storyline. Il fulcro finora è tutt'altro. Quindi chiedo, è veramente la storyline perfetta? Allora, di perfetto non esiste nulla, per mio. Però è una cosa che proprio generica, mia filosofia di vita. Quindi di perfetto non c'è nulla, anche perché lo dico subito. Questa storyline... va bene, c'è chi dice che è annoiato perché è troppo lunga, bene o male ha fatto in tempo un pay-per-view payback sparire per poi ricomparire, ha avuto i suoi alti, ha avuto i suoi bassi, perché chiaramente come le grandi storie d'amore sembra che durano una vita, ci sono momenti alti e momenti bassi. Il punto più basso sicuramente è che tu hai una storyline della Bloodline che per andare avanti comunque non... ha bruciato più o meno tante persone intorno, hai bruciato un'intera, anzi due categorie, adesso con i titoli di coppia vediamo se con Zayn e Owens, nonostante loro si continuino a mettere in fight, che con i titoli di coppia c'entrino ben poco, cosa che non è che mi piaccia tantissimo, però ripeto, te per andare avanti questa storia, bellissima, tutto quello che volete, però ancora Cody Rhodes è lì che gira, perché è stato davvero l'agnello sacrificale di tutto ciò. Poi io dico, a me la storyline in questo momento, il titolo, che ci sia o non ci sia, sai che a me a volte me ne dimentico, tant'è che quando guardavo l'episodio ho detto, porca vacca, se in questo momento il campione fosse Cody... fosse Cody, chiaramente con Cody che non sarebbe a Roma a SmackDown, o comunque il campione fosse qualcun altro, in questo momento dicevo, vabbè, bel modo per continuare la storia di Roman anche senza le cinture, perché comunque rimane qualcosa di bello, dai, che c'entra, perché comunque storicamente va bene, c'è tutta la questione della famiglia. Per me sarebbe andata anche bene, però chiaramente sappiamo come ragiona WWE, che se devi essere al centro dell'attenzione comunque vogliono i titoli massimi davanti, quindi niente, tanto ne parliamo di sta storyline alla fine da 3 anni, e da almeno 2 anni e 6 mesi
sento la gente che ama, ci ha rotto, ama quello, ama quell'altro. Quindi continuo con la mia solita roba. Guardiamo, è vero, ci sono parti alte e parti basse. Fortunatamente adesso siamo di nuovo in alto, quasi ai livelli iniziali. Infatti, perché siamo sì, contro Jay. Sì. Mi sta piacendo quello che vedo. Non mi lamento neanche se i segmenti durano 40 minuti, ossia metà puntata di Raw, di SmackDown. Non mi lamento. Su una cosa però sono sicuro, che quando questa storyline sarà finita o Roman magari smetterà così, tutti a dire la Bloodline, la Bloodline, la Bloodline. Quanto erano belli i tempi della Bloodline. Allora, io ti dirò, ora voglio sentire anche Massi su questo. L'unico pro è che se della storia attuale, al di là del fatto che è bellissima, qualcuno ha detto è cinema, qualcuno ha detto mai vista una roba del genere, l'unico pro del fatto che Cody non ha vinto è che con questa storyline della Bloodline non ne sapremo nulla del titolo massimo o di Cody o di Brock Lesnar, ne sapremmo poco e niente, o comunque ne sapremmo quanto ne stiamo sapendo oggi, un segmento messo lì ogni tanto, ma un sacco di spazio e di risalto dato sempre e costantemente alla Bloodline e non al titolo. Io continuo a pensare che quel titolo continua a essere un titolo di carta che vale francamente nulla per quello che mi riguarda. Massi, dice Paolo, dice il nostro sole, la storyline non può annoiare perché è continuamente variabile con più personaggi che ne hanno tutti beneficiato. L'esempio lampante credo sia solo Sikoa. No, ma infatti non è che è noiosa, cioè se è stata portata avanti per 3 anni, quasi 3 anni ormai, visto che siamo vicini ai 3 anni di questa storyline, sì, e secondo me, se possiamo dire che la storyline perfetta, in caso Jay vincesse il titolo, almeno chiude il cerchio insomma di questa, da dove è cominciata, perché cominciata anche con lui, prima Roman Reigns dice che vince il titolo, poi c'è stato il periodo del main event Jey Uso, diciamo che poi è cominciato tutto da lì. Secondo me, detto, se Jey Uso dovesse vincere il titolo a SummerSlam o dove, credo sia SummerSlam, no? Ci sa, ci sarà questo Jay contro Roman, e già abbiamo pro e contro di questa cosa, adesso poi dimmi tu e se ne parliamo anche con Cheng. Jay deve veramente chiudere la storia, sì, dice secondo Chris. Me sì. Secondo me sì. No. Secondo me no. Perché? Perché Jay secondo me non deve essere né Tribal Chief né campione. Ma non è questo di Tribal Chief, vero? Ma neanche campione, cioè deve essere agente di... Cioè... Ma ricordati che c'è sempre l'inquadratura della valigetta. Al di là della valigetta, dobbiamo capire cosa intende chiudere la storia, perché se la storia è personale con Roman Reigns, allora dobbiamo aspettarci un qualcosa di personale, e quindi io vado sul personale con Roman, voglio qualcosa che ha lui, e lui due cose ha, è il Tribal Chief ed è campione, e lui, io non vedo Jay in nessuno di questi due ruoli. Magari allora, come campione transizione ci può anche stare. Torniamo a quello che disse ai tempi Sami Zayn quando gli hanno chiesto. Lui ha detto, ok, io posso essere il campione così ogni tanto, ma non sono il volto della compagnia. Allora, questo ragione... Il problema grosso che ha Davide Abui è sempre quello, il posto no. Roman Reigns. E Jay non è quella risposta. Quindi è più un agente di cambio, è un qualcosa che viene buttato lì nel mezzo per... poi far avvenire quel cambiamento. E il problema è quello, ha detto, non hai costruito nessuno. Ok, ecco. C'hai Cody, ma è di là, c'è dall'altra parte. E Chris, qua andiamo su pro e contro, che dicevamo poco fa, occupano mezza puntata di SmackDown e ogni settimana lasciano a casa mezzo roster dello show blu. Qualcuno ha detto LA Knight? Sì, che è apparso tipo le pre-puntata, in un segmento pre-dark... Sì, è apparso. Sì. Che ha fatto una fiammata di visual. Sì. Una fiammata, credo... Quante? 1.000.000+. 1.000.000 buono. Adesso volevo andarla a vedere perché ho fatto caso ai soliti numerini e mi sembra che, parlando solo di visual di YouTube,
questa sia una delle puntate attualmente più ricercate, comunque con più visualizzazioni totali, ma credo ma almeno degli ultimi 3 anni, da quando non c'è stato magari quel segmento da 5 milioni, stile, non so, Lashley contro Strowman che fanno braccio di ferro, che però sono visual che sono cresciuti negli anni. Sì. Ne ho viste davvero, davvero tante. Allora, mi pare, adesso vado a vedere. Dice Chris perché erano al Madison Square Garden, giustamente il Madison Square Garden attira, però è anche... È vero che questa puntata... Uno che è su YouTube raggiunto... come me non è che guarda in base se sono al Madison Square Garden o sono a Giugiaro. Attualmente il più visto della puntata di Raw è la roba del Judgment Day. Ora ci arriviamo al Judgment Day perché anche qua questa è stata un'altra... Stanotte c'è stata tanta roba. Sì, più che altro io parlavo di... Allora, di SmackDown c'è LA Knight 1.2.000. 1.000.000 per un segmento di Jey Uso, l'intero segmento, quello versione extended, 2.600.000. C'è 500.000 di Oskai che tenta di incassare, che anche questo ne parleremo tra un poco, sì. Anche quello è buono. Altri 680.000 della prima parte del segmento del... Cioè, il top 10 di SmackDown ha fatto 1.200.000 su YouTube. Ah, 1.200.000 di top 10... Questi sono numeri... Ma se consideri che il numero dei ratings era intorno ai 3 milioni, stiamo parlando di una puntata clamorosa. Stiamo parlando di una puntata che nel lungo termine, perché poi i numeri, non so se lo sapete, poi al di là dei ratings che vediamo il giorno successivo, vengono riconteggiati. C'è un riconteggio e viene visto, la previsione parla di 3 milioni di visual con segmento 18-49 sul milione, che è una roba che non si vedeva da anni a Raw. Sì. SmackDown forse di sempre. Quindi c'è... a livello di pubblicità, cioè giusto no. Per sto giro, giusto perché ha detto che è al Madison, quindi per quello lì sì, ok. Perché se è al Madison magari la puntata la guardi perché dicevo le puntate lì le fanno un po' più cariche, il pubblico è carico e tutto il resto, però uno che, come me, che magari... Vabbè, io guardo l'episodio, ma uno che non riesce a guardarsi l'episodio, si va a vedere gli highlights, che sei in un'arena o no, non ti cambia niente. E quindi questi sono numeri molto, molto interessanti. No, sono numeri interessanti. Sono numeri decisamente interessanti, sono numeri che fanno capire come la storyline forse non sarà perfetta, ok, ognuno di noi vedo che ha delle opinioni sul fatto che possa essere più o meno perfetta a seconda delle interpretazioni. Simone ci dice che sarebbe perfetta se avessero portato Jay da essere uno degli Usos a essere un campione mondiale credibile, cosa in cui hanno fallito miseramente. Manca quel piccolo passaggio perché secondo me comunque da solo contro Reigns e in modo pulito non può ancora vincere, in modo pulito non può vincere ancora nessuno, e su questo non lo faranno vincere nessuno, meno che mai Jay. Jay, ti ricordi lo schemino che avevo fatto per le valigette? Sì, incredibile, storyline. Sì. Diciamo che Jay, se ti ricordi, ho messo è logico per batterlo verde, lo può battere, no, perché chi è che può battere Roman Reigns in questo momento? Adesso nessuno. Cioè, uno contro Rollins. Uno, cioè, a meno che non metti, dopo non c'entra nulla di storyline, ma a meno che non gli butti un Gunther... Che non forse c'entra niente proprio, chiaramente non c'entra niente, però a livello di status, di stazza, cioè così, uno come lui dici, ok, uno contro uno può batterlo, cioè chiaramente in modalità super mega marche, chiaramente dopo. No, chiaro, secondo me diciamo che non funziona così. Come è stato secondo me Rollins. Sì, ecco, già Rollins uno più così, però una costruzione di Jay, come sto vedendo ora, in caso di sconfitto di Roman, cioè il Jay batte Roman, a me non mi darebbe problemi, anzi mi piacerebbe. Quello che dopo so già che sarà una gran difficoltà è il post, l'essere un campione credibile, ma in questo caso io credo che anche Seth Rollins, se andasse in futuro contro Roman, e chiaramente si parla più avanti perché roster diversi, ma anche Rollins farebbe una gran fatica a fare un regno post questo Roman Reigns, chiunque. Allora, mettiamoci nel mindset che nessuno è a quel livello. Avremo sicuramente
una gestione diversa, non sarà così interessante, bisognerà ripartire da zero e letteralmente butti giù un palazzo e riparti dalle macerie, o liberi e costruisci qualcosa di nuovo, quindi non possiamo aspettarci il palazzo già costruito. Chiunque sia, può essere Cody, può essere Seth, questa storyline è talmente bella che la tengono su proprio perché è bella, perché non c'è, non è così semplice privarsene. Se ne priveranno quando proprio non potranno fare a meno. Tra l'altro, volevo rispondere a Roman Reigns Tribal Chief, che dice: secondo voi è giusto aver tolto dai giochi Jimmy in questo modo? Attenzione, Jimmy non è che è stato messo da parte. A rotazione tutti avranno un ruolo più o meno decisivo. Ora tocca a Jay, poi toccherà a Jimmy, prima o poi toccherà solo Sikoa, che sta già avendo un'enorme esplosione nella Bloodline, perché è al fianco di Roman Reigns. E questo è un segnale del fatto che questa storyline sarà tenuta viva. Oggi, come fai a dare il titolo a Jay con questa... Significa mettere fine a tutta la Bloodline adesso per come la conosciamo. Come fai a fare questo ora o a Payback o alle series? A questo punto, per quello che hanno tirato su, per quello che hanno messo su, con tutto che io ancora continuo a pensare che sia stato uno scempio non aver dato il titolo a Cody, ormai ci stanno facendo capire che si vogliono giocare tutte le carte. E vogliono, come abbiamo detto, abbiamo fatto pure chiamato Menzichel per musicare questa scelta, vogliono giocarsi la carta di tutte le interazioni possibili per arrivare all'anno prossimo. Era un rischio perché non sapevamo, non lo sapevano neanche loro, se poteva essere interessante, se poteva essere bella, se poteva piacere o non piacere. È un rischio che si sono presi e per il momento sta pagando. E finché paga, io dico sempre in termini di business, finché paga, perché hai dei ratings, hai il merchandise che vende, hai le persone che parlano di te in maniera entusiasta, squadra che vince non si cambia, quindi facciamoci una ragione e teniamocela fino alla fine dell'anno. Sbaglio, Cheng? No? Poi tra l'altro dice Chris, c'è sempre Bobby Lashley, anche là per me va bene, però poi cioè, lo vince... ti ritorna a essere Bobby Who. Il discorso è sempre quello, ragazzi. Allora, ce ne sono di persone che possono battere Roman, anche perché prima o poi qualcuno dovrà batterlo. Dovrà, è bravo. Ci sono tanti ex campioni che abbiamo avuto che possono batterlo, ragazzi. Abbiamo visto anche il ritorno di Drew. Allora, il ritorno di Drew. Per quanto sempre dopo in base ai roster così. Anche uno che ha un pop del genere, che te pensi che uno contro uno contro Roman no, sfigurerebbe? No, andrebbe bene. Uno come Lashley, anche lui l'ex campione. Un effettivo ritorno, non lo voglio questo, però lo inserisco perché magari c'è qualcuno che lo apprezzerebbe. Il ritorno di Big E. Tutti questo blocco di ex campioni. Lo so, a me farebbe cagare. No. Minimamente come campione, anche se oddio, se la gioca con il regno di Kofi, due belle merde a parere mio. Oh, almeno non sono l'unico a dirlo, dai. Palese. Il ritorno di Randy Orton, sì, quello ho letto anche in chat. I nomi ci sono, il problema è sempre quello: andare contro Roman, trovare lo batti e poi. Ecco, questa è la tua cintura, no. Ci mettiamo di là al tavolino con i booking e decidiamo cosa fare, perché qui una storyline che andrebbe bene, se una storyline futura del prossimo campione va bene anche al 70%, che normalmente i regni sopra una certa percentuale di gradimento non vanno mai, io vedo che sopra 70 si fa sempre fatica. Se te becchi anche un regno di alto gradimento, comunque tutti diranno: ah sì, però ne Roman. Ah, ma Roman Reigns sarà meglio. Ha voglia. Palese. Tu puoi fare la migliore storyline. Tu puoi mettere chiunque. Puoi mettere... Metti uno come Lesnar. Ah, ma ancora Lesnar. E chiami uno come... John Cena è vecchio, vogliamo i nuovi. E il ritorno di uno. Ah no, però non è Roman Reigns. Sarà così, paro. Allora, non c'è niente da fare. Voglio essere... La puoi fare. Metti Jey Uso. Ah no, ma Jey Uso che campione è. Esatto. Sarà così. Per qualsiasi dopo...
per quelle persone, io ve lo dico, ci sono le bustine per i gonfiori di stomaco, preparatene parecchi perché... Attenzione, attenzione che oggi abbiamo uno sponsor nuovo oggi. Ricordiamo che finora la nostra live è stata sponsorizzata dal ufficio territoriale della comunità di municipalità di Jeddah, ricordiamocelo. E ringraziamo sempre. Ringraziamola sempre, ma io voglio essere il primo a dare ragione a Cheng e a dire che voi siete soltanto delle povere vedove della Bloodline. Dopo le vedove di CM Punk avremo le vedove... Avremo le vedove della Bloodline e siete voi che state idolatrando il vostro Tribal Chief. Sostanzialmente è quello. Sì, il pericolo è quello, che si creino le vedove, sì. Allora, Francesco, non succede che sia Omos a vincere contro Roman Reigns. Sì. Non succede. Piuttosto, guarda. No, assolutamente. Lo sono già adesso, siete già delle vedove di Roman Reigns, perché voi sapete già che quando se ne andrà via, voi sarete lì a lamentarvi, quanto era bello Cult of Personality, cose del genere. Assolutamente sì. Giusto chi fa l'infermiere può essere vedova della Bloodline? Mi sfugge il nesso, però vabbè, poi ce lo spiegherai. Dice Simone, e poi si rompe. Siccome Chris parlava di Shane McMahon che poteva battere Roman Reigns come Super Showdown del 2019, tu spero gli incubi ancora ce l'abbiamo. Ma dice poi Simone: si rompe a metà match e lo sostituisce Snoop Dogg. Così, guarda, parliamone. Oppure lo sostituisce Logan Paul, ragazzi, che ha fatto stanotte, ha fatto benissimo. Comunque, vabbè, poi più tardi c'è la Big Red Machine. Costituisce tra l'altro, quindi non perdetevela. Direi che, insomma, ragazzi, è la storyline quasi perfetta, godiamocela finché c'è, teniamocela a questo punto e tiriamo dritti e passiamo avanti. Passiamo a un'altra storyline che non mi sta dispiacendo e anzi, occhio adesso, avviso. Spoiler, si parla di Raw, si parla anche di quello che è successo questa notte, quindi... Se non avete visto Raw e volete andare via, andate via. Se invece volete lo spoiler, state qua con noi. Tranquilli, non faccio spoiler a Cheng, perché Cheng già ha visto la puntata. Già vista. E allora anche lui sa che il Judgment Day è sull'orlo di una crisi. Chiariamo intanto una cosa. Questo è, come quadro generale, la WWE in pratica sta costruendo attorno a queste due faide, SmackDown con la Bloodline, Raw con il Judgment Day, sta costruendo SummerSlam. Sostanzialmente Raw e SmackDown sono praticamente lo show della Bloodline e lo show del Judgment Day. Praticamente per ora è questo, ok? Al netto di qualche cosa che fa sempre piacere a Massi, tipo Lacey Evans ogni tanto, ma Emma basta! Stanotte, e poi anche... Senti, stanotte... Povera Emma! Stanotte c'è stato un alto momento quando Kaden Carter e Katana Chance hanno perso. Momento top della giornata, finalmente sono tornati a fare quello per cui esistono in generale. Però perdere le jobber, brave, fate questo e nessuno si lamenterà più. Ma poverine, ma che poverine, ma rimandate la NXT, ma chi le ha volute da qua? Detto ciò, Judgment Day significa dover parlare di tutto quello che è successo a Money in the Bank, di questi attriti, frizioni. Però c'è una cosa abbastanza strana, c'è un qualcosa che non mi torna tantissimo, cioè doveva essere l'inizio dell'implosione, invece sorpresa, finale, tra luce e vino, ok, se siamo voluti bene, volevamo se bene, e andiamo avanti, addirittura diciamo, una vittoria incredibile su Seth Rollins, che vediamo se Sami Zayn. Il che mi fa pensare, non è che ci hanno ripensato, cioè non è che questi avevano pensato di mandare Damian Priest in alto e quindi... dagli subito questa chance, e poi invece ha detto aspetta, alt, riprendiamo il Judgment Day, perché già Raw, se noi buttiamo giù il Judgment Day, Raw fa cagare, inutile che ci giriamo intorno, se no diventa veramente Monday Night Rollins e basta, perché togli questo di interessante, non c'è letteralmente nulla, esattamente come a SmackDown, se levi la Bloodline non c'è letteralmente nulla, e tra poco parleremo anche di Austin Theory. Vai Cheng. Invece per me la storyline non è stata cambiata di un centimetro. Dici? No, la storyline è quella.
e gli sguardi malefici di Balor che non si trova d'accordo con alcune cose che fanno Rhea e Priest. Non cito Dominic perché lui c'entra quanto un calzino. Grande Dominic. È da prima delle Survivor Series, da quando c'erano alcune interazioni con Heyman. Utile quanto una forchetta nelle brode, buon Dominic. No, è utile per prendere l'hit, perché sennò Jasmine Day diventerebbe con Rhea un act un po' troppo face, sì. Perché Rhea è over. Quindi Dominic serve tantissimo perché riesce in mezzo secondo, appena tira sul microfono, a prendersi hit. No, aspetta, abbiamo il paragone del millennio da parte di Chris, che dice che Dominic nel Judgment Day è come Guldo nella squadra Gini. Fantastico. Le ricordo tutte a memoria, mo qual era lui? Quello verde basso. Quello verde basso che non c'entrava nulla, appunto. No, sì. Qual era la posa sua? Ma la posa non me la ricordo, ma era il più goffo di tutti, quindi... Sì. Comunque, io continuo a sostenere. Triplo, buccala questa cosa, metti Priest contro Dominic con la valigetta in palio, dagli la valigetta a Dominic, ascolta a me. Sì, sarebbe fantastico, sarebbe fantastico. Infatti, si tirerebbe tutto il peggio hit possibile. Dai, assolutamente. No, allora, la questione è che Priest deve essere heel. Non può andare contro Dominic, quindi ma questo ha fatto non tutto lo il face. Mai. Ha fatto il face, ha fatto il pacere, ha detto per me non c'è problema, adesso ci vado è un fake, è un fake. Stanno comunque, ultimamente, vedi che questa stable, per quanto è in teoria heel, ha delle note da face, c'è molto, molto twinismo in questa cosa, si va a momenti, perché comunque è un gruppo che non è stupido. Twinismo, non sono comunque trattati come stupidi, l'unico trattato come stupido è sul Ring Balor, che le piglia sempre. Però in generale non è una stable stupida che fa le cose senza senso, c'è una logica in tutto ciò, semplicemente si sono trovati lì e hanno fatto vedere 3000 segmenti nella puntata di Raw in cui dicevano: no dai, ma guarda che io non volevo darti noi, te volevo dar noi a lui, se poi stesse un pollo che io mi alzo e te ma io non volevo incassare, come Priest che dice: ma io non volevo incassare, mi alzo e divento Festus, scusa. Cosa? Mi alzo e divento Festus, ma dai. No vabbè Senti, aspetta, abbiamo una domanda da Francesco e la mettiamo qui. Voi siete a fare tutti questi discorsi? Eh sì, facciamo un podcast, sai com'è. Ma non volete centrare la domanda degli ultimi 2 anni della WWE, quando diventerà campione discusso il ring generale? Fermo, ne stanno trattando uno bene, Francesco. Non roviniamo Gunther, quindi stiamo calmi, che lui ha un anno. Sì, a voglia. SummerSlam dell'anno prossimo. Tranquillo, il tempo di fargli battere il record di Honky Tonk Man e fargli perdere il titolo. Il record lo batte prima o dopo SummerSlam? Adesso dopo, sai. Dopo? Scusami, quanto è? Aspetta, guarda quanto è ora. No, ma soprattutto... fammi in controllo, perché a me sta cosa di Drew puzza tanto. Boh, vediamo. A me puzza. Puzza proprio tanto. Ma io ho detto Drew, se lo girassero Hill e lo mandassero contro Rollins. Allora, se perde lo girano Hill. Ha voglia. Se perde lo girano Hill. Allora, te lo dico subito. Se vince... Gunther... 395 giorni. Ma quando ci arriva a 395? No, è già a 395 adesso Gunther. Ah, ok. No, qual è il record di Honky Tonk Man? Honky Tonk Man più di 400, mi sembra. Quanto era? 430? No, non so. No, 4:30. No, Qualcuno lo scriva, se qualcuno si ricorda e vuole fare un po' di trivia qui. Honky Tonk Man. Oddio, io spero, Chris, spero che a SummerSlam non tirino fuori le squalifiche, perché... Allora, a meno che non facciano un segmento come in un SummerSlam in cui un match tra... 454. Tra Rusev e Reigns non parti neanche, perché Roman provarono a fare quella gimmick, dai cazzo, solo... gli tirò la spear direttamente sullo stage. 454 di giorni. Il secondo più longevo è quello di Pedro Morales, però
425. Poi ancora un pochino, cioè, dipende di... A me non piace quando artificialmente comunque per dirti, spalmano troppi regni. New Day. Per dirti, il prossimo a essere battuto di record è quello di Randy Savage, che c'ha 414. Quindi... Allora, che a me puzza parecchio il discorso di Drew McIntyre, ma questo... No, quello... non credo. Però io spero lo girino il per chi ne ha bisogno. Ragazzi, io ho la mia idea comunque... Allora, torna Gunther. Gunther potrebbe anche perdere. Poi arriva un certo Sheamus, gli dice: sto giro me la dai la title shot. Ma Sheamus è SmackDown. Ma lì per tanto le regole non ci sono. Le regole non esistono. Le regole non esistono per quello. Per me più avanti lo fanno. No, vinci non credo. Sì, ti hanno fatto intuire di uno split, ma non succede nulla. No. Più avanti Giannino, per me Drew si è aperto bocca mezza volta. Non ha aperto bocca mezza volta. Si è incazzato e basta, Gunther dice. Ha detto qualcosa in tedesco. No. Niente. Invece, tornando sul Judgment Day, come la vedete Rhea Ripley dopo stanotte? Cioè, alla fine è veramente più lei il leader di Balor o di chiunque altro. Ma lei è il leader a prescindere. No, non è il leader a prescindere. Il leader, designato era certo, Balor. Il carisma di Balor, insomma. Ma lui era quello che ha buttato giù Edge, sì. Sostanzialmente. Se posso essere esplicito, Ria è quella che ha tirato fuori le palle, se si può dire, ormai l'ho detto. Ha avuto quella botta di autoritarismo, esatto, che ha fatto, esatto, sì che i due bambini smettessero di litigare. Mo basta di litigare. Se no, vi prenderci fuori tutti. È praticamente quello. Esatto. Vabbè, no, è una stable a conduzione familiare. Cioè. Sì. Stable a conduzione familiare. Questa ancora mi mancava. Però sì, già, che deve fare la babysitter a Dominic, basta. Perché poi se ci rifletti, però in effetti è stato proprio così stanotte. Anche il segmento backstage era del tipo: ah, è colpa sua. Ah, no, è colpa sua. Ah, se non la finite, tutti e due vi mando a letto senza cena. E grosso modo è finita così. Che poi alla fine Dominic è là che serve soltanto a prendere hit dal pubblico, non serve ad altro. E quindi l'unica che può avere questo ruolo è lei. Però Priest ancora non lo so. Mi sarebbe piaciuto vederlo in un ruolo diverso. Un ruolo non diverso, come lo posso spiegare? Avrei voluto che prendesse un po' più potere, ma magari forse lo sta facendo, no? Magari poco alla volta lo andrà facendo. Allora, il problema di Judgment Day è che si stanno concentrando adesso nello split tra loro e hanno il problema che Rhea, tipo, gli manca a Rhea gli manca la faida grossa sua. E perché adesso sta seguendo le faide di Dominic, e le faide di Dominic sappiamo che volete, poi adesso con Cody, con Seth, ma non sono faide utili per Dominic, sono faide di parcheggio per quegli altri. Esatto. Però fanno crescere Dominic, attenzione, sì. Fa crescere Dominic questa roba. Già che lo mandi contro il campione. Guarda, significa comunque farlo crescere e comunque metterlo anche alla prova. È anche una testata di stima, secondo me. Se no non avrebbe il coraggio di mandarlo contro il campione attuale. Secondo me è anche uno di quelli che dovrebbe provare a vincere un po' di qualche titolo in maniera furba, in maniera sporca. Per me al momento che il titolo intercontinentale si libera, magari può puntare a quello. Sì, non deve essere lui a toglierlo a Gunther, no, ovviamente. Però appena però ci può stare tra quello e poi un domani anche il titolo degli Stati Uniti. Per esempio, ora io il titolo degli Stati Uniti glielo farei prendere al volo. Sì, peccato che è nell'altro roster, però glielo farei prendere al volo. Che il problema dell'altro roster è che c'è la penuria. Penso che io quello che vedo come analogia con la Bloodline è che secondo me stanno ruotando l'attenzione su diversi personaggi, quindi uno alla volta. Come sulla Bloodline abbiamo avuto prima Jay, adesso poi avremo Jimmy, o prima c'era stato Jimmy e poi c'è stato Jay e poi solo Sikoa. Qua
un po' c'è stata l'attenzione tanta su Dominic, c'è stato il momento dell'attenzione su Rhea, c'è stato il momento di Finn quando andava contro Edge, adesso c'è il momento di Damian Priest che è signor Money in the Bank. È il signor Money in the Bank. Quindi la stanno aggiustando in maniera tale che Dominic sia sempre lì a prendersi hit, ma che non debba per forza avere uno sviluppo del personaggio o uno sviluppo della storyline costante. Lo faranno quando penseranno che sia il suo momento di dargli un qualcosa di più, vuoi che sia il titolo degli Stati Uniti, intercontinentale, la valigetta? Chi lo sa? Allora, Francesco ci dice sarebbe ora che la WWE ci faccia vedere Rhea contro Bianca a WrestleMania. Guarda, non so quante volte l'ho detto, non le hanno fatto incrociare per questo. E quindi sì, WrestleMania 40, questo sarà il main event della notte 1. Sarebbe giusto, specialmente dopo questi ultimi due main event che abbiamo avuto quest'anno a WrestleMania, direi che ci sta tantissimo. E la cosa, lo sai qual è la cosa che vorrei vedere comunque? Come gestiranno Raquel? Perché c'è stato quel... Ah sì. No, però non ha riso sta settimana, quindi va bene. Ho detto va bene, non ha riso sta settimana, quindi va bene. Perché sennò poi dobbiamo parlare anche di Liv, quindi... No, lei lascia la red carpet del film di Barbie, quindi... Meglio lei di Margot Robbie, c'è esatto. In mind. Comunque, sono curioso di vedere come gestiranno Raquel, perché lei in un anno può diventare veramente un qualcosa di rilevante. Potrebbe essere al punto che sia anche quella che vince la Royal Rumble, ed è quella che magari poi alla fine fanno un triple threat. Queste tre, Corrie e Bianca. Ma dove si anche firma? Non so dove si possa firmare. Sono curioso, perché da una parte... Poi dimmi voi cosa vorreste vedere. Se questo o l'altro. Io da una parte vorrei vedere lo scontro fra queste due. Dall'altra, uno showcase della next gen, se vogliamo chiamare, quella post Force Women. Per me ha tanto senso. Anche il livello di costruzione di storyline avrebbe tanto senso, perché c'è tanta storia fra le tre. Sì, poi però serve. Serve, assolutamente sì. Serve, ragazzi. Siamo cambio generazionale. Attualmente in WWE serve davvero trovare quattro atlete che diano il cambio alle Four Horse Women, che bene o male sono 7-8 anni sempre lì che girano. Sì. Bisogna un attimo staccarsi. Rhea a posto. Raquel può essere una seconda. Bianca è sicuramente la terza. C'è un quarto posto. E poi se ne troviamo anche un quinto o sesto, meglio. Ma io potrebbe essere la quarta, secondo me. Sì, per me Yoshi renderebbe bene, anche per... però Yoshi Rai un po' Ayaska. No, ma ci sono 10 anni di differenza. Sì. Appunto, è il ricambio di Asuka. È il ricambio di Asuka, ok. Allora hai Liv. Allora mi sembra una... No, basta Liv. A differenza di Asuka, sembra che abbia più presa col pubblico. Cioè, a me Yoshirai sembra una che nelle arene viene tifata. Anche Asuka veniva tifata, però a momenti... Sì. Asuka ha sempre avuto il problema che appena piglia la cintura... Niente, no, ma poi sono i promo, no buddies, ready for... Poi ho torto io a dire basta giapponesi. No, ma il problema... Perché non li sanno gestire, ragazzi, c'è poco da fare. Se gestissero io, come l'ho fatto in Extreme. Io, se tenuta bene, può essere una che ti fa ricredere che potresti diventare te fan di uscirà. Sì. Senti, ma io se la gestissero NXT, come l'ho fatto in Extreme. Chiedetelo domani sera a Leonardo Lucarini. Chiedete se non ero fan di Yoshirai, a NXT, chiedetelo a Leonardo Lucarini. Gestita molto bene, credibile, una vera minaccia. Sì. Non la vedo così come campionessa, come Miss Money in the Bank. Non c'entra per me. Diverso. Adesso vorrei vedere... c'è la storia con Bayley, quindi vediamo, perché lei fa la finta tonta, eh. Poi io l'ho visto anche in diretta alla conference post Money in the Bank. Sì. C'è da farci caso. Sì, Bailey può mettere una coppia di battute molto interessanti. Bailey gliela può mettere in tasca, cosa? Sì, ma lei l'ha capito. Quindi, molto niente sta cercando di rigirare il tutto. Sì, poi allora lì il medio è molto particolare, perché sono mezzi in gimmick, mezzi no.
è un pazzuolo completo. Però è che è la cosa che io apprezzo più di tutti, è come vivere in modalità MJF fisso. Comunque tieni la gimmick, lui, ma sei te. È bellissimo. Lui vive la gimmick praticamente. Lui vive la gimmick, te lo becchi al centro commerciale che compra il pane, gli chiedi un autografo, lui è in gimmick, però compra il pane. Sì, 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 sì. È lui, assolutamente. Anzi, guarda, per me dovrebbe debuttare in WWE nella Royal Rumble e vincerla. L'anno prossimo, se succede, vengo a festeggiare appena Billy. Cosa? Con dietro cosa scrive dietro? L'Elite un indie? Sì, sì, l'Elite un indie. Ti prego, triplo fallo. Se succede, vengo a festeggiare appena Billy. Tranquillo, là mi trovi nella piazza principale del paese con la maglia di MJF. Detto chiaro, detto assolutamente. Allora, sarai solo te, c'è una fava nel tuo paese. C'è chi scrive la vita un quarto di gimmick alla volta. Oh no, Toretto. MJ Toretto praticamente. No. Assolutamente. No, se succede, ragazzi, assolutamente. Un genio assoluto. Detto ciò, ragazzi, tornando al Judgment Day. Judgment Day. Devo dire che mi sta piacendo parecchio come act. Mi sta piacendo parecchio anche come lo stanno gestendo. Da un senso di continuità, da un senso di... anche di inaspettato, di cose inaspettate, perché io quando vedo gli screzzi in una qualsiasi stable poi di solito non si torna indietro, qua invece si è tornati indietro, si è riusciti a rimettere su la stable più pericolosa di Monday Night Raw, se vogliamo, ed è un qualcosa che terrà banco nei prossimi mesi, esattamente come a SmackDown tiene banco la Bloodline, a Raw terrà banco il Judgment Day. Ma tutto questo potrebbe cambiare con SummerSlam. Vedremo. Vedremo cosa succederà con Seth Rollins. Noi andiamo avanti e torniamo un attimino a SmackDown. Perché a proposito di Mr. Futuro, ok? Qualcuno che potrebbe diventare un nome a cui ci si deve abituare tantissimo, a quanto pare la WWE sta puntando tantissimo su Grayson Waller. E così spuntano dei rumor per cui il prossimo spot dopo quello con Edge è addirittura quello con Steve Austin. Non uno qualunque. Quindi vi chiedo, per me la risposta è già sì, ma chiedo a tutti quanti, se lo merita? È la persona giusta da provarci, da secondo dire ci punto sì. Un euro? Secondo me sì. Perché? Può prendere il posto di The Miz. Hai già il nuovo The Miz in casa? Sì, almeno. Visto che ormai The Miz, sì, ormai è part-timer, si vede quelle poche volte, ormai fa tutt'altro, e c'è già The Miz in casa. Preso Waller. Allo show, ha la stessa faccia da schiaffi. Allora, io lo show lo detesto, eh. Lo show lo detesto. E perché è diverso da quello che faceva in NXT? Allora, lo show lo detesto, sì, ma perché allora... Tolto leggeri commentini divertenti sotto. E si vedeva, tra l'altro, quando veniva menato, poi. Era bello per quello. E bellissimo, tu ti collegavi su Instagram e vedevi che veniva menato. È fantastico. Esatto. Sì, però almeno con Edge sto giro ha portato qualcosa. Invece i segmenti precedenti non portavano mai niente. C'era lui che si metteva lì, intervista, ti mando a cagare, e non succede. Massimo prendeva due smimmole, come ha fatto con... Grayson Waller, scusa. Due sbivole, ragazzi, qualcuno scapazzoni, badilate, sberle, come scapazzone. Scapazzone, carta e penna e mi sento sbimmole. Scapazzone, sì. Veniva niente, ma non portavano mai niente i suoi segmenti. Invece, sì. Questo, quello con le donne, quello già con Edge, sì. Già meglio. Poi anche l'incontro non è che mi è dispiaciuto. No, non è dispiaciuto, a me non è affatto male. Ma dai, il finale è buono, peccato che Edge sia uno degli atleti che faccia le spear peggiori di sempre. Se ci mettevi Goldberg a fare una spear al posto di Edge, lì lo trovavamo direttamente nel Titan, tra uno spappolato lì. Che Goldberg mi fa cagare ultimamente, ma la spear sua... Devastante! Quella con Ziggler c'era ancora lì in loop proprio. Perché quella con Christian anni fa come... Aspetta che fanno debuttare Bron Breakker, poi ne parliamo. Ecco, anche Bron Breakker non scherza comunque. Ostia, non ce l'ho presente, la fa bene? Non ce l'ho presente. La fa bene? Vai a vedere. Aspetta, quella con Carmelo Hayes prima del match. È quella che ha ponsato? Ponsate quando rimbali Chisella
Sì. Chisella no, tipo rimbalza e vola. No, non ha rimbalzato. No, no, l'ha preso in aria, ha fatto una spear tremenda al volo. Se te la ritrovo te la mando, aspetta. È stata fantastica, quindi occhio quando debutterà Bron Breakker. Comunque sì, Grayson Waller ci dice Simone, sì, personaggio su cui puntare, talk show, personaggio, ok, su ring meglio di The Miz. Allora, su questa cosa, che su ring è meglio di The Miz, secondo me bisogna un attimo chiarire, perché The Miz non farà tante mosse spettacolari, ha un parco mosse non troppo limitato, ma comunque limitato, però è ultra safe. Non è neanche facile essere ultra safe sul ring. E lui ha preso un paio di bump anche nei War Games. Insomma, sul ring ha forse porta qualcosina di diverso. Dice Chris, 3-2 preferisco Miz, comunque Grayson Waller non è così tanto giovane. No, infatti... Ha 32 anni, appunto, uno su cui, almeno dal punto di vista del ring, devi puntare per i prossimi 4-5 anni, che per la WWE è un orizzonte temporale lunghissimo, enorme. Cioè, 5 anni in programmazione della WWE sono tantissimi. Tornando al discorso di prima, sull'età e sulle atlete giovani, occhio che, forse l'abbiamo detto già settimana scorsa, Sasha Banks ha 31 anni. 31. C'è la mia età, Sasha Banks. Hai visto? Che fortuna, eh? Eravate tu e lei nella culla, poi la WWE ha detto prendiamo lei e esatto, tu sei rimasto a Firenze, porca miseria. Vabbè, c'è un concetto abbastanza grosso che passa di mente. Molte volte si tende a sbagliare dicendo ah, lui è un atleta giovane, magari poi come Balor e Priest sono vecchi in realtà, o vecchi, da non Priest sono, 40 sono, anni, non sono sopra la media ormai. Ma perché non è tanto il dimostrare, ma perché magari sono lì da meno tempo, invece uno come Miz, che Miz è partito che era stra mega giovane, cioè sì, ragazzi, aveva 20 anni, cioè anche Dolph Ziggler è iniziato che è super mega giovane, quindi dopo che tu fai magari 10 anni in federazione che dici ma cacchio, questo è 10 anni ancora lì, basta questi vecchi, magari io c'ho 31 anni. C'è Sasha, anche lei ha 31 anni adesso, quindi ancora giovane. Cioè, Sasha ancora c'ha 10 anni. Ecco qua, LA Knight, talento del futuro, 40 anni. E quello è il fatto, il fattore contrario, quello che dico sempre. Ossia, volti nuovi, che diciamo, diamo spazio ai giovani, che però sbagliamo dicendo giovani. Diamo spazio ai volti nuovi, sarebbe. Esatto, volti nuovi, e quello è il punto. LA Knight dovrebbe avere una gestione un po' alla AJ Styles, cioè arriva come a dire era il top free agent delle indies, non è un rookie, ha vinto campionati in tutto il mondo, era campione, adesso viene qua e compete, ma non è da trattare come uno che viene da NXT. Anche Lenate è stato NXT, ma aveva poco senso, era già uno formatissimo, sì. Già, cioè, quello stesso personaggio doveva debuttare subito nel main roster, è stato lì un anno, durato poco, giustamente, sì, è servito a fare crescere qualcuno, Cameron Grimes, che sì. Chi ha fatto Cameron Grimes? Purtroppo doveva fare quel match con Coso, con Corbin. E poi non se ne è visto più niente, boh. Che fine ha fatto il buon Grimes? Sì, tipo Carmen Sandiego, che fine ha fatto Cameron Grimes? Esatto. Non, poteva essere il domandone di oggi, in effetti non l'abbiamo lasciato. Dice Simone, Sasha e Bayley sono la vecchia generazione, Banks e Raquel la nuova, e hanno più o meno tutte la stessa età. Sì. Sì. Il punto è che Sasha e Bayley hanno vinto tutto on screen a 24 anni, a 25 anni, a 26 anni. Bianca e Raquel non hanno vinto, cioè Bianca ha vinto, ormai si è fatta i suoi regni da campionessa. Bianca è vecchiotta, Bianca è vecchiotta adesso, però ha già una certa età, anche Raquel è vecchiotta, ma non ha ancora vinto, non ha fatto un regno da campionessa mondiale. Quindi mi sa che noi dovremmo. È più giovane Raquel, forse. Devi vedere, forse è più giovane pure Raquel, però. Allora, ancora. Bianca è dell'89. Ok, e Raquel? Lo dico subito. Un attimo solo. Intanto dico a Chris che LA Knight era nel 2003. Sì, è uscito anche un video in cui diceva yeah, con gli allenamenti di 32. È del 91 Raquel. C'è la stessa età di Waller. Mi sa che di giovane, mi sa che c'è Liv. Mi sa che Liv, 93. Sì. È una 93. No, Liv 90... Oddio. No, Liv è giovane. No, è 93. Oh, mi sono moltiplicato. 94. No, 94.
Guarda, mi ricordo perché un mio amico ha fatto il paragone. Lui è 93, quindi mi ricordo che disse: o è un anno più giovane. Ria è giovane, giovane invece. Ah, Ria è un anno 90. 97, mi sembra. 96, è più piccolo di me. Sì, sì, no, Ria è molto giovane. Lo sai, un'altra che era giovane. Infatti, con Ria hanno pescato il Jolly perché questa può fare anche più di 10 anni. Sì, l'altro Jolly che si sono lasciati scappare era Toni Storm. Peccato che non ha saputo reggere il ritmo di SmackDown. A parte che fu bucata anche malissimo. Bucata malissimo. Guarda, quel segmento della torta ancora. Lì da vendere. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Però io la vorrei rivedere. Vorrei rivederla in WWE prima o poi. Oppure, come dice Simo, puntiamo sull'usato sicuro. Natale sicuro sono le attrici in campo, praticamente. Che finalmente ha fatto un bel match. Ha fatto bello. Ma lei stiamo scoprendo l'acqua calda. Lei non è scarsa sul ring. Mettile accanto una che... Lo so, che però tutte le volte che deve... tutte le volte però non ci riusciva. Come mai lei, l'avversario, non si sono mai... impigliate. Lei è stata pure campionessa negli anni di SmackDown. Sì. Cioè. Lei ha vinto tutti i titoli. Ovviamente, diciamo, deve anche lei capire che ci sono dei limiti dovuti all'età, però come allenatrice e come match ogni tanto, una tantum, ci starà. Lei sarà quella che entrerà ogni anno nella Rumble, si vedrà solo una volta ogni tanto per fare il match. Lei diventerà più avanti anche quando smetterà, poi farà le apparizioni, così lei potrà fare la manager. Comunque ha già fatto con Roxanne Perez, che Christian ci nomina, ha già fatto il match NXT, per esempio. Con l'agenda Devin si è più ripresa. Sì, non si è più ripresa. C'è da dire che c'è tanto tempo, queste due sono pure giovanissime. C'è tantissimo tempo per ancora loro. Ma ancora deve migliorare tanto, Ma io punto 2 euro su Cora Jade, punto 2 euro su lei su Jessie Jane. Sai qual è il problema suo? Tranquillamente. Il personaggio ce l'ha anche. Il problema è sul lottato, che è lenta. È lenta. Guarda che sono speculari loro due. Sì, sono uno al contrario dell'altro. Esatto. Dell'altro, per carità. Però dico, come potenziale, ora ride un po' meno, gli ha tirato fuori un po' Sì, che se le unisci a loro due ti viene il prototipo della donna, cioè della lottatrice dell'NXT 2.0. Allora, il punto è questo. Secondo me la Perez non ha molto dove andare. Detto proprio in maniera chiara. Provarono anche a portarla. Dopo l'ultimo squash della Davenport, io... Blair, fai di me tutto quello che vuoi per tutta la vita. Guarda, più che squash, via. No, l'ha perso, ma per me pure l'ha perso. Anche quella lì, sesto non, giro, non tiene botta e sale. C'è qualche altro aspetto. Qualcuno poco fa citava Alba Fire, ma a questo punto ci mettiamo anche la donna, ci mettiamo... Insomma, il futuro è veramente pieno di tante leve, non mi stupirei. E poi, ecco, su loro due, che peccato, considerando anche la storyline come è andata per la Bezler e per la Ronda, che peccato non dare la cintura ad Alba Fire alla Dawn. Le avresti dato un valore clamoroso, sarebbe stato proprio un gran valore. Che peccato, questo per me è stato proprio un errore di valutazione di booking, proprio questo è un grosso errore. No, ma per me hanno fatto una stronzata non dargli il titolo, cioè non fargli lasciare i titoli che avevano, titoli magari NXT. Secondo me dovevano fare sparire quelli di NXT per adesso, chissà quando, introdurre la nomenclatura che hanno già per i titoli massimi. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa. Invece di avere gli NXT Tag Team Titles, avremmo WWE e World Tag Team Titles. E quindi in maniera tale che ognuno c'ha i suoi titoli e ciao. Poi non si sa quali verranno difesi anche ad NXT o contesi anche da atleti di NXT, coppie di NXT che proveranno a ogni tanto farsi vedere nel main roster, anche perché magari ci può essere sempre bisogno di una sostituzione, di un riempitivo, di un qualcosa, e allora se ne approfitteranno. Quindi, questo è almeno la mia speranza, anche perché se tu levi tutti i titoli di coppia, perché le giovani ragazze dovrebbero organizzarsi dicendo andiamo e puntiamo i titoli di coppia? Se non hai nulla a cui puntare, non ti ci organizzi, banalmente. Intanto anche Chris comunque ha dell'idea di Cheng, di darla a loro.
Ma infatti, sì, perché quando fai le unificazioni, quando ci sono chiaramente però di brand diversi o ci sono gli incontri di brand diversi, tipo la Coppa Italia, nel senso è raro che la squadra di la squadra della serie minore batta quella della serie maggiore, solo che in normalmente nel wrestling non succede mai l'upset, non succede mai l'effetto FA Cup, che il Forest Rover si va a battere il Liverpool in casa loro. E ogni tanto sarebbe bello creare questo effetto, comunque dare la vittoria delle ragazze che arrivano, anzi che rappresentano il titolo di NXT, che quindi verrà unificato nello stesso modo, però con la vittoria di quelle che non ti aspettavi. Anzi, e potevi farlo lì anche perché avevi il cavillo, facevi lì lo split. Insomma, è veramente controversa, ma ovviamente in quel contesto era impossibile che Ronda Rousey e Shayna Baszler perdessero contro quelle due. Vabbè, però magari cacchio, hanno fatto un turno a caso. Appunto, se perdevano, magari tipo che so, perdevano, Shayna si incazzava e minava Ronda Rousey, così potevi costruire lo stesso il match. Ma tu gli avresti fatto fare una vittoria pulita. No, magari che questa sarebbe stata... Tanto loro sono comunque, non sono mega face, dunque io le avrei tranquillamente dato una vittoria così, anche perché è super giustificata. Quelle altre due litigano tra di loro. Cioè, mi ricordo un segmento in cui erano campioni di coppia, c'era il revival dello Shield, c'erano Ambrose e Seth. Uno dei due non si presentò, quindi l'altro dovette lottare da solo, mi pare Seth, e lottò da solo contro gli Authors of Pain. Scosciato! Per forza, perché è giustificato, uno contro due. Mm-hmm. Non lo so. Il booking, opinioni. Una cosa semplice. Semplice? No, non credo. Io sono sempre dell'idea che è andata così per... e non potevi dichiarare che erano meglio Eladon e Alba Fire, che erano le ultime arrivate, su due campionesse di UFC. Non credo che sarebbe stata una cosa credibile. Ormai è andata, è così, speriamo soltanto che si sbrighino a mettere su anche gli altre cinture, così la finiamo con questa storia. Intanto vorrei capire qual è l'amico di Simone Sian che fa vedere cosa. Non lo so, qualcosa che ha scritto Mago Merlino, ma io volevo capirla, francamente. Qualcosa dobbiamo vedere? Non lo so, faccelo capire. Ma qualche pagella, non lo so. Non lo so, può anche essere. Allora, andiamo avanti col prossimo argomento. Sì. Ovvero, Io Sky tenta l'incasso, ma fallisce. Meno male. Oh, meno male che sì. No, no, no. Presidente. Dai, no, anche quello non possiamo assolutamente. Don Zì, io e lei siamo milanisti, un minimo di rispetto per il presidente. Il presidente qui è Don Zì, quindi vabbè. Scusami, qua siamo a casa mia, questo è... Lui ha creato il suo impero mediatico, io ho creato il mio impero mediatico, va bene? Esatto. Ora mi faccio anch'io il mio canale con Blackjack e Squill di Russo, dai. No. Non rubare le battute scritte da altre persone. Vabbè, dai. La Madonna. Non ci provi. Cioè, intanto capiamo che si parla delle cinture di coppia. Abbiamo Simone che ha un amico in comune con Triple H. Attenzione, il famoso cugino dell'America. Mi sembra giusto. Scusa, siamo qua. Facci capire un attimino chi è amico di Triple H. Magari ci dai delle notizie interessanti in anteprima. Sarebbe interessante. Ma lui c'ha tutti. Lui sa i piani in anticipo, quindi. Potrebbe anche spoilerare in anticipo. Appunto, infatti. Allora, Cheng ci dice, Chris, Bianca Belair e Charlotte si pentiranno di aver impedito a Io Sky di incassare il Money in the Bank. Perché? Si pentiranno? In che senso? Pentiti! che poi posso capire, posso dire una cosa? Ma perché? Io non ho mai capito questa logica, per cui, scusami, tu quello lì, che è un tuo nemico, ok? Ha la valigetta, sta per menare il campione e si vince. Ma a te non cambia nulla, non è che perdi tu un'opportunità, lascialo fare, fallo vincere. Qual è il tuo problema?
Allora, puoi giustificarle in logica se pensi che chi vincerà la tramite valigetta sia più pericoloso del campione attuale. E quindi una roba tipo... Glielo farei fare vagante, dici? Ma in questo momento io a Sky non ha lo stato se, se io in questo momento, se fossimo noi in... se il Don Z fosse il campione al posto di Roman, al posto di tipo, la valigetta ce l'ha uno come Gunther. La valigetta ce l'ha uno come Gunther. Io vedo Gunther che sta per incassare, meno Gunther, poi mi mena me, però io meno Gunther, perché so che te Don Z sei più battibile di Gunther. Sì, no, decisamente sì, 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 quello meno. Assolutamente sì, poi magari, sì. Allora... Quella c'è la clava nelle mani. Io Sky al supporto di Bailey, però. Magari dicono, quelle sono in due, poi più difficile. Per ora. Sì, per ora, dopo sappiamo chiaramente le storie, però. Assolutamente sì, guarda. Lì non voglio... serve la 50. No, da se da batterlo proprio, in quel caso non c'è altra soluzione totalmente. Lui ti fa l'approcciatore naturale, altro che andare al mare. Sì. Però te la fa così. Esatto. Sì, dice, è un nuovo tatuaggio, no, è stato Gunther, mi ha lasciato un cinquino, così. Esatto. Una volta si chiamava la mano del diavolo, sapevate? Sulla schiena. Beh, era un storia lunga. Cose del genere. Comunque sì, è una cosa che si dice. Da me si dice qui dietro coppino. Sì, un coppino. Oggi scusa, qual è quella di prima? Le sminnelle? Com'era? Le sminnelle? Cosa? Non lo so, cosa aveva detto poco fa? No, ho una terminologia. Le sminnole? Le sminnole? Sì, smimmola, sì. È multiuso. Quando se io dico c'ho una smimmola camorosa, tipo mi gira la testa. Non che ci capisca granché. Dice Francesco, Yoshirai o Yosuke è una grandissima atleta, si merita un regno titolato, poi torna in New Japan. No. Io una sola cosa voglio, io sono sempre per basta giapponesi, lo metto qua basta giapponesi prima o poi, però ho sempre detto una cosa voglio vedere, ed è l'ex Black Lotus, che lo facciano seriamente in WWE. NXT ci abbiamo provato comunque. Ci hanno provato, no, ma va fatto nel main roster, va fatto bene. Se devono farlo bene. Ma poi Yoshirai mi sembra delle lottatrici giapponesi ultimamente quella che forse ha l'adattamento migliore. Adesso Asuka è sempre, tendiamo a dimenticarsela, sì. Però rispetto a Kairi Sane ho visto un adattamento molto migliore. Kairi purtroppo non è che sia adattata benissimo, Allora, attenzione che abbiamo un contributo grafico da parte di Massi che ci mostra l'ultima chop di Gunther. Esatto. Gli effetti dell'ultima chop di Gunther, quindi vediamolo insieme. Un attimo solo, intanto... Eccola qua. Dice, hai combattuto contro Gunther l'ultima notte? Sì, sì, come l'hai capito? E beh, guarda qua, che smimmola che mi ha dato. Mazza che botta. Ma poi sembra passata col ferro da stiro qua, mamma mia. Infatti. Questa roba è dolorosa. Un po'. Non stesse male, gli manderei il Venturini, però vabbè. No, aspetta. Che Chris dice, richiamate anche Kairi Sane e Sanrei. Sanrei lasciamola. Forse, purtroppo forever. Non per cause sue, però ha un floppone pazzesco. Arrivò a fine Black and Gold. Sul il 2.0 ha trasformato in Sailor Moon, figurate. Manca il Venturini, ma abbiamo Chris che con la sua Venturinite non ci fa mancare sentire la mancanza, quindi ovunque sarai ovunque sarò, e quindi detto questo io potrei anche chiudere il podcast qua oggi, ragazzi, quindi puoi anche mandarlo direttamente. No, scherziamo. No, Chris, ci si tenta. Sì, baca, però anche basta. Anche basta, dico, potrebbe anche essere così. No, scherzi a parte, l'incasso di Yosuke fallisce, però comincio ad avere il sentore di... Guarda, forse non la bruciano. Forse sta durando più di una settimana, più di due settimane. Forse la tiriamo per qualche mese. Però è già ecco record, È già record, però ecco. L'idea... che Yosuke sia esattamente la Miss Money in the Bank che deve essere, cioè
quella che fa paura, quella che spaventa, quella che arriva lì, ti fa capire che potrebbe farlo e magari ci prova pure, però magari sul momento non ci riesce perché c'è la face di turno che ti rompe le scatole o altre situazioni. O la tua collega. La tua collega, che non si capisce perché è l'amica tua. No, per quanto nel segmento è stata di super aiuto, quindi no, vabbè, ma è subito, anche lì vedi come il te che dice al Jasmine tornano indietro, vedi, anche qui non è che tornano indietro, semplicemente sono ancora, te lo fanno credere, fanno credere, ma qua è stato si vive in questo comodo, misto di dubbio, ha fatto comodo tornare tra virgolette indietro perché non è il momento di lasciare da sola Io Sky, decisamente la devi lasciare da sola quando l'hai fatta crescere. Abbiamo detto per mesi che la valigetta serve a fare crescere le persone, serve a fare crescere gli atleti, allora facciamo crescere anche Io Sky, tutto qua. Tra l'altro Chris ci dice che a livello di record, di statistiche, anche il Cassando sarebbe stata la seconda col Money in the Bank femminile più lungo, e io infatti forza, vorrei vedere 3 hanno incassato dopo uno o due giorni o nella stessa sera. Però vedi, l'unica su cui hanno puntato a lungo termine era Carmella. Proprio di Carmella non mi ha mai trasmesso quel il problema di Carmella, pericolosità. Non sapevano come farli incassare. Sì, sostanzialmente sì. Però ecco, il tenuta a lungo non ha mai dato quel senso di pericolosità. Cioè tu sapevi quando Miz o anche Dolph Ziggler o altri o Edge aveva la valigetta, sapevi che questi erano pericolosi e che alla prima occasione non potevano sbagliare. Infatti ci sono rimasto malissimo per gente tipo Baron Corbin ai tempi o altri, perché erano credibili su quel momento. Carmella no, Io Sky sì. Io Sky ha quella pericolosità, ha quella ho quella percezione di un atleta pericolosa che può davvero vincere, che può davvero portarsi a casa il titolo. Per cui se ci stanno puntando, tutto questo è molto molto positivo. Tra l'altro dice Chris giustamente, se Io Sky fallisce l'incasso non la recuperano più. Per ora non credo siamo in quella situazione. Certo non le fa bene, certo non le fa bene, ma non credo che siamo in quella situazione. Può ancora puntare molto, vedi appunto il suo atletismo, la sua resa in ring la rende comunque pericolosa, la rende comunque un atleta che non ha fallito l'incasso del Money in the Bank, ma domani può comunque fare qualcosa, può vincere, può sconfiggere chiunque banalmente. Ecco, tutto qua. E ha fatto diventare campione Big E. Lasciamo stare. E intanto Simone ci punta proprio, dice: sono abbastanza convinto che fallisca l'incasso a causa di Bayley, magari poi vai a battere sia Bayley che altri, il titolo lo vincerà senza la valigetta più avanti. Era la mia storyline che avevo pensato durante i pronostici, perché l'avevano menata troppo con il discorso del 100% di incasso per quanto riguarda le donne, dunque c'è sempre sto timore. Non vorrei che venisse fatto perché sarebbe un mini effetto Cody Rhodes. Tipo perdere il treno per averlo più grosso in futuro, con il grande rischio che quel treno però che aspetti, dici non prendo il regionale, aspetto il Freccia, e il Freccia non passa mai. Immaginate il regionale che non passa mai. Comunque vabbè, questo è poi da vedere. Va bene signori, ok, questo lo archiviamo. E andiamo avanti con la nostra rubrica Che Gabbo ho visto. Che Gabbo ho visto. E la domanda è che io mi chiedo sempre, ma perché insisto io a vedere queste cose, che io francamente ancora non ho capito perché succedono queste cose. Ovvero? Ed è l'inaspettata faida dell'estate, Valhalla contro Maxime Dupri. Oh Cristo santo. Ecco appunto, vedo che hai capito. Quello che è successo stanotte è in pratica il Che Gabbo ho visto di oggi, ovvero una cerimonia di premiazione poco concepibile dell'Alpha Academy, dove Maxine è ormai diventata l'Alpha Queen, praticamente. A thank you! No, povero inguardabile. Gable. Ma povero Gable, allora, posso dirti veramente povero Gable? Quello è un atleta con i contro, cioè, veramente un signor.
un signor atleta ed è bloccato lì in questo fantastico, in questo multiverso in cui è coach di una stable di disadattati. Ecco. Cioè, lui però, allora, c'ha una sfortuna, che ok che è bloccato, però non gli utilizza, passa sempre in secondo piano in queste storyline dove è lì. Cioè, nel senso, ora, sfruttare la popolarità di Maxine e di questa cosa per magari ripushare un attimino Otis e lui, o magari proporlo in altri tipi di incontri. No, invece non pushano su sta cosa, non, niente. Che sarebbe da sfruttare determinate occasioni. Sì. Perché magari comunque ti porti Otis, che è sempre over per le sciapità, e Maxine, che in questo momento è una delle ragazze più over che ci sia nel roster, e fa ridere, ma è vero. È vero, sono over. Se la porti lì, e intanto sul ring dai dimostrazione un'ulteriore volta che questo qui è un signor worker. Ma non lo fai mai. No, ma la cosa che non riesco a capire è, cioè, perché ci stanno puntando. Cioè, qualcuno mi spiega perché stanno puntando su Maxine. Cioè, è over perché è una bella ragazza, perché c'è stato il discorso. Perché molto probabilmente, non so, visto che gli altri due non si vedono più. Infatti, chi era che l'aveva scritto qua poco fa? L'ha scritto Chris. Maxine Dupri, che non lottava mai. Adesso fa dei match, in realtà, però finora è angle soltanto, grazie. Massé e Mansoor sono spariti. Per Mansoor, ragazzi, mi dispiace quasi, che il ragazzo aveva potenzialità. Post Vince. Allora, hanno una gimmick strana, loro due, ma anche Mansoor. Mansoor non è male. I match che faceva in Arabia, per esempio, contro Cesaro, contro Ziggler. Oh, sarà che di là ha avuto... Cioè, hai due clamorosi, specialmente Cesaro, ma... Oh, a me non dispiaceva, comunque. Hai detto, puoi riciclarlo come midcarder, niente più. Sì, per me, ad NXT, ma anche lì Madden... Anche lì Madden, purtroppo lui vive ancora nella testa, ci avrà Retribution scritto proprio qui. Sì. Però c'è di bello che senza maschera dopo, quindi... C'è di bello che la maschera dà, la maschera toglie. Per me sono comunque ribrandizzabili, non come... Oh, Dijet è stato ribrandizzato, l'hanno rimandato giù. La parentesi T-Bar lasciamo perdere. Sì, vabbè... Dijet è stato rimandato giù, ribrandizzato, e poi dopo le ha prese da chiunque. Cioè. Sì, non ho capito se con loro due volevano dei personaggi comedy alla Brizango. Quando facevano si comedy, magari poi non è entrato in porto. L'inizio andava in mega over con LA Knight. Io, quando andavano in giro vestiti da collezione sport, primavera, estate, bello. Andava over, ma perché era una stupidaggine. Poi chiaramente devi entrare nel discorso storyline, lottate, faide, e lì è più complicato. Lì è davvero complicato. È complicato. Tanto ci dice Chris, Mansoor sa lottare bene, Mace interpreta bene il personaggio comedy. Perché poi alla fine è molto statico, non è che faccia chissà che cosa. Non è che l'abbia visto tantissimo lottare, No, appunto, assolutamente. NXT non ha mai lottato in televisione, faccio solo live event. Quindi... Io comunque voglio questa faida. Allora, a questo punto voglio Tia Hale contro Maxine. Quando vedranno Alpha Academy contro Chase U, assolutamente sì. Voglio Otis e Chad Gable contro Andre Chase e Duke Hudson. Dato, io saprei già adesso che il Venturini sarebbe dalla parte di Duke Hudson. Lui è fan di così. No, è fan. Ha sempre detto che gli piace come personaggio, quindi piace. Chase mi fa morire, ogni volta che si incazza mi fa morire. Beh, Andre Chase, sì. Peccato che sia anche lui è molto limitato nel ring e anche come fisico. No, ma guarda, mi ricordo un match lui contro Vinci, se non sbaglio, non fece nemmeno male. No, però deve essere sempre con qualcuno che fa abbastanza bene. E allora anche lui fa abbastanza bene.
però sempre molto, molto limitato, non ce lo vedo da non ce lo vedo nemmeno nel passaggio. Beh, è un personaggio abbastanza comedy, eh? Abbastanza sì. Tra l'altro, però invece devo dire che Tia Hale invece ha potenziale. No, Mattia, a parte che è giovanissimo, eh? Lui ha una carriera davanti. È veramente 19 anni, 20 anni, lui è veramente giovanissima. Secondo me è anche un look e delle espressioni. Sì. Che un domani, quando sarà più matura, pronta per un torneo. Infatti mi serve per quello, eh? Serve esattamente per quello, dovrebbe servire. Sì. Poco fa parlavamo delle donne, ma che tu pensi che è servito, cioè è maturata veramente Gigi Dolin, pronta a debuttare. Ma ancora, guarda, ancora deve maturare tanto, Piuttosto dare un'opportunità a Jessie Jane, che da sola già ha dimostrato di essere quantomeno non una cima, non il top di gamma, però è un'atleta solida sia come personaggio che come Gigi Dolin è come Cora Jade al personaggio, ma su ring lenta. Sì, su ring lentissima. È lenta. E questo purtroppo si paga. Per non parlare delle due che sono qui in scorrimento, cioè Valhalla e Maxine Dupri, su ring proprio... Io adesso... Cioè, voi immaginate questo. Queste due avranno un match a SummerSlam. Poi siamo consapevoli del fatto che queste due avranno un match a SummerSlam. Ma mi posso strappare i capelli e diventare come te, Don Z? Io francamente non te lo consiglio, ecco. Però se tu proprio insisti, fallo. Dico. Il problema della Logan è che deve lottare con tutto quell'ambaradam di roba. Sì. No, vabbè, e che è anche un personaggio che deve lottare in un modo stranissimo, tipo Abaddon in All Elite, una delle robe più atroci che abbia mai visto. Sempre stata scarsissima, ma no, non è che era scarsissima, per me mediocre, era mediocre, che dopo lì in gruppo con la Riot doveva fare la powerhouse, che non era la powerhouse delle tre, ecco. Era l'ultima ruota, perché alla fine Liv andava over per determinati motivi, senza entrare nel dettaglio. Ruby era comunque quella che ogni Ruby era quella brava del gruppo. Sì. Infatti si vede ora dove è andata in Elite. No, io ho detto che era quella brava del gruppo. Poi purtroppo è che se sei un atleta discreto, medio, da mid card, non è che cambiando promotion diventi... No, perché sai, sfattiamo sto mito che dice ma di là diventi un fenomeno, di là mostri chi sei, no, se sei una pippa di qua sei una pippa di là. No, invece al contrario, se tu sei over in Elite, probabilmente con un passaggio in WWE diventi ancora più over, e questo lo vedremo con MJF, ma al contrario o sei Seth Rollins o non è che andare, o sei Charlotte, dico, vai lì, allora diventi qualcuno, qualcosa, TL, via qualcosa, ma altrimenti no. Io immagino che per il loro match, che dice Simone, sarà in un PLE, ah no, SummerSlam, Big Four, Payback, no, qua è SummerSlam, no, questo è un match da o da kickoff di SummerSlam o da proprio pay per view di secondo livello, kickoff di SummerSlam. Sì. Vabbè, scusa, c'è anche, li fanno ancora i match nei kickoff? No, non è da Special The Caster che non li fanno. Non li fanno ed è un mezzo peccato, perché potresti dare almeno 10 minuti di incontro a faide che ne avrebbero bisogno, ma che non sono necessarie all'interno di un premium live event. Esatto. Anche perché i kickoff attuali sono davvero noiosi, perché loro hanno lo stesso materiale, ma che devono spalmare anche in quel quarto d'ora dove tra ingressi e il match non c'è. Dunque, quando arrivi all'ultimo quarto d'ora, ripropongono sempre gli stessi discorsi, sempre lo stesso promo. Quindi non dico di fare come in All Elite, che mettono 5 match nel buy-in, come si chiama ora, nell'ora zero, una roba folle, 5 incontri che vedi la gente che entra, esce, non finisce mai. Però cacchiarola, quando hai un incontro, per me andrebbe benissimo uno showcase,
Dicio, al prossimo pay per view LA Knight non ha l'incontro. Cacchio, buttalo. Fa una roba nello SmackDown precedente, lo cazzi dentro giusto per caricare la folla. Dovrebbe essere la logica a dire una cosa del genere. Sì, dare quei 10 minuti comunque col pubblico, che comunque vanno gratis, quindi hai visibilità. Il pubblico comunque vai nell'arena, ti danno il gettone e copri bene le tempistiche e potrebbe dare una mano in storyline. In passato ci sono stati anche incontri molto belli in un pre-show. Sì, migliore sì, di tutti sì, per sì. Me rimane il pre-show di WrestleMania 33, che all'interno c'era l'opener che fu clamoroso tra Austin Harris e Neville. E Pac, sì, sì, Neville, sì, sì, clamoroso. Io quell'incontro anche a livello di marchismo fu pazzesco. Mentre invece, allora, torniamo sugli argomenti un po' meno clamorosi, o meglio, meno clamorosamente scemi, su qualcuno che invece è un campione, su qualcuno che, come Austin Theory, invece va verso la fine del suo regno da US Champion. In pratica la storia è questa. Lui ha raggiunto già il quarto regno più lungo della storia sì. degli Stati Uniti, e però non ci sono piano per lui. E allora a questo punto la WWE sta pensando di rimuoverlo da US Champ. A questo punto però mi chiedo, scusami, ma questo perché non lo facevi prima? Cioè, perché non lo facevi prima e lui poteva rivincere la valigetta, riscrivere la storia? Cioè, perché non è stato fatto prima? Domanda, chiedo anche in chat, chiunque voglia rispondere può rispondere. Ma attualmente è sopravanzato da tante faide, quindi passa un pelino sottotono. Poi c'è stato, in questo momento c'è il solito casino all'interno del titolo secondario quando non c'è uno sfidante diretto, ma ce ne sono di più. Abbiamo visto con Bronson Reed, Nakamura, c'è stato sto pacciugo. Quindi non lo so sinceramente. Mi dimentico anche a volte che lui sia il campione. E questa non è una cosa ottima. No, liberarlo adesso però non lo so. Ah va. Chris, preciso, io mi aspetto che perda LA Knight. È molto telefonata questa chiamata. È molto telefonata. Diciamo che, mettiamola così, dovendo dare a lui una sterzata al personaggio per farlo restare rilevante, deve togliere il titolo. Sì. Perché da campione degli Stati Uniti ha dimostrato tutto quello che poteva dimostrare. È un buco nell'acqua, come so dire. Devo dire che secondo me ha fatto un regno discreto, ci ha fatto capire che lui ha delle ottime potenzialità, adesso ha bisogno di fight di più alto livello, fight superiori, quindi va bene che venga tolto, ma poi anche lui è molto giovane, anche lui ha tanti anni davanti a sé, lui per esempio secondo me dovrebbe anche provare a fare un qualcosa interagendo con altri a livello anche di stable o di tag team, trovarsi un compagno di coppia per provare a essere tag team. Che non puoi certo mandarlo per il titolo massimo, il titolo minore già l'ha vinto, quindi guarda, Chris, turn face non saprei perché lo vedrei soltanto nel momento in cui gli fallisce clamorosamente un progetto ma adesso no, face al momento non ce lo vedo. Tornare nel The Way è una possibilità, però è Aro e lui è a SmackDown. No, quindi o fanno un trade, tra l'altro inspiegabilmente Gargano è assente da diverse settimane. È infortunato praticamente. Quanto pare sì. Da quanto ho capito dovevano fare la riunione del DIY. Quindi... La faranno, perché vabbè, scusami. Il problema poi è... Però dicevano. Cioè, come lì con loro ci sono troppe storie però che sono lì in procinto di partire, perché o fai DIY o fai DIY. Ma è tutto insieme, molto probabilmente. Ah, quindi Ciampa lo porta all'interno dei The Way, però come tag team partner. Sì, come tag team partner, sì. Il problema è che... Ma non c'entra con Austin Theory. Ma rimettendo nei The Way anche Austin Theory, quindi facendo proprio il blocco vecchio, non è peggio per Theory. Cioè, ok, magari lo tieni occupato così, però... È l'unico Theory che fa coppia con cosa. O fai...
Se stai una coppia, non puoi fare un'altra coppia. Indy da quando è? Ora fa coppia con cosa? Con Candice, però. Capirai, però... Indy ha vinto il suo primo match, però a main event. Quindi... Appunto, main event, ragazzi, non è che... Ma anche mettendo Ciampa nel The Way, mi sembrerebbe una forzatura. Dice Simone, invece, se si vuole fare un restyle e pusharlo, lo affianchi a Rollins. Allora, affiancarlo a Rollins, secondo me, è la cosa più sbagliata in assoluto, perché Rollins ti deduce propria. Sì. E deve stare da solo. Seconda cosa, tutte queste soluzioni sono a Raw e lui è a SmackDown. Il problema di SmackDown è che c'è la penuria. Meglio trovare un compagno a SmackDown. Il titolo massimo è bloccato. Meglio trovare un Cameron Grimes che conosci bene da NXT, che provi a farci coppia, che provi a farci una faida, che provi a fare qualche cosa. La faida ci potrebbe stare. E cominci a dargli delle faide interessanti. Come US Champ ha fallito. Finisci, poi c'è la mia idea un attimo sul titolo. No, dico, io penso che a lungo termine, lo sai cos'è, quale sono state faide che diciamo abbiamo visto per tanto tempo, per tanti anni, proposte contro proposte, riposte. Io sarei anche curioso di vederlo contro Bron Breakker quando poi dopo salirà. Perché penso che sti due, per età, per diverse ragioni, tireranno la carretta per diversi anni, quindi sta roba prima o poi potrebbe diventare anche un classico. Sì, diciamo che potrebbe essere fotti di volte della compagnia. Oppure, ecco, bravo Chris, dice stable con i Pretty Dead. Mamma mia. Io voglio bene Pretty Dead, ma è sprecato lì dentro. Cioè, anche Pretty Dead vanno over da soli. Cioè, il loro personaggio un po' così vanno over da soli. Anche. C'è da capire. Tanto dovrebbe tornare anche Baron Corbin con non si sa quale nuova gimmick da pensionato. No more gimmick. Dice si è spogliato tutte le gimmick possibili. Vediamo. Nulla. Ma quando lo rilasciano a Paracarrion? Paracarrion, oh signore. Mamma mia. Allora ragazzi, un minuto di silenzio, una preghierina per il nostro Paracarrion. Vai a fare il minuto di silenzio fuori, dai, vai. Fai il minuto di silenzio, vai. Adesso tra un minuto rientrerà il Donzi, deve fare un minuto di preghierina che, per il poro Paracarrion che le ha prese di nuovo da AJ, vediamo se ha finito, dai, vediamo. Finito? Mi è finito? Sì. Sembrerebbe. Ma... Karrion Kross peschi la sua carta, dice Chris. Allora, il buon Paracarrion non la si capisce. Luna nera. Ma veramente? Che poi non si capisce questa cosa. Sì. Sotto la guida di Triple H a NXT, Karrion Kross era il campione indistruttibile. Sì. Sali nel main roster, vabbè che c'è stato il trattamento Vince. Per me c'erano ancora le conseguenze. Sì, però dopo, quando c'è stato l'arrivo di Triple H, lui è tornato in pompa magna, stava sfidando Roman Reigns, e poi ci fu Drew McIntyre, tutto il resto, ma sempre Triple H, un triplo, ma che stai a fare? Cioè, perché? Perché da una parte sei ad NXT, dove hai un certo numero di atleti e una certa gestione, dall'altra parte ti trovi ad avere altri atleti che sono meglio di Karrion Kross, ragazzi. E il discorso, scusate se è un paragone calcistico, però ragazzi, quando Sarri dall'Empoli andò al Napoli, si prese Valdifiori e disse, e dopo sei mesi non giocava mai, gli hanno chiesto, ma perché non gioca Valdifiori? Perché qui c'è Jorginho che è un cacchio più forte. Molta gente non pensava che Jorginho fosse così forte. Però scusami, non è che ci sono tutti questi grandi, allora, al di là dello status che ha adesso Karrion Kross, non è che c'è tutto sto meglio di Karrion Kross. Cioè, i nomi poco fa, diceva Simone, stava guardando il roster, a SmackDown non c'è veramente nessuno. Appunto, il problema di SmackDown è che manca il midcard. Poi dico sempre, i titoli devono essere il centro delle storyline. Cioè, per ora non si parla del titolo, nessuno va dietro al titolo, nessuno va dietro a Austin Theory. Non è giusta questa cosa. È sbagliata, perché comunque ti fa fare delle
deve fare delle scelte sbagliate in termini di booking, perché poi l'atleta non cresce, il titolo non ha status, non ha valore, e quindi che cosa stiamo facendo? E come dice Chris, bravo, è dal 2019 che è un po' allo sbaraglio. Ci sono stati alti e bassi, mettiamola sì. Così, se togli la Bloodline, il resto ha avuto veramente pochissimi sprazzi di luce. Sì. Ed è per questo che diciamo fin dall'inizio della puntata. E il problema di SmackDown, ho detto che stanno che sono due ore, però se scusami. No, no, dico, il problema è quello che stanno facendo con SmackDown e Raw è che li stanno dando in mano a due stable che sono l'unica cosa interessante. A Raw c'è in più Rollins. Sì. Ma almeno il titolo centrale più o meno. Almeno c'è un titolo che ha un senso. Gunther è il campione intercontinentale, ha un senso. Sono un po' persi i titoli di coppia. I titoli di coppia sono finiti, sono finiti. Non si sa chi sono, non si sa chi c'è, chi non c'è, chi ci sta andando dietro, chi è che sfida Zayn e Owens. Nulla, nulla. Non sappiamo nulla perché perché la boiata di unificarli? Perché dovevano fare lo stesso passaggio di consegne e adesso dovevano fare il WWE Tag Team Title e poi fare i World Tag Team Title. Però non l'hanno fatto ancora e nessuno ne parla. Reigns gira con 3 cinture, questi due hanno le cinture di coppia di Raw SmackDown e non c'è nessuna coppia che va dietro a queste cinture. È tutto bellissimo. Sì, e di coppie ne avrebbero poi. E ne avrebbero. Ma a questo punto introduciamo l'ultimo argomento volendo di giornata, ovvero che SummerSlam ci stanno creando. Cioè la Road to SummerSlam per ora sembra abbastanza definita, però stanno lasciando fuori i titoli di coppia, perché la Bloodline ci hanno detto fin dall'inizio e quindi costruiranno le prossime puntate su questo, quindi su Roman Reigns contro Jey Uso. Seth Rollins c'ha una challenge, non si capisce se dovrà andare di nuovo contro Finn Balor, non si sa. Per i titoli di coppia stanno ancora cercando femminili, stanno ancora cercando di costruire qualcosa, e il resto è un po' poca roba ancora. E volendo, diciamo, tra un paio di settimane, 2 settimane, c'è il pay-per-view. Io stavo vedendo adesso cosa c'era di annunciato. Scusate, ma io ho avuto una bomba di mercato per quanto riguarda sport un pelino più importanti, Formula 1, quindi ho avuto 2 minuti di fuoco. Ah, no, non sapevo. Stavo vedendo se c'erano già dei match annunciati. La Red Bull ha fatto fuori in altro pilota, benissimo. Ha fatto saltare De Vries, torna Ricciardo in Alfa Tauri. Così, come ti piace dire a te, di botto e senza senso. Letteralmente. Sono sentito tutti per sempre. No, stavo vedendo quelli che sono annunciati. Allora, Roman Reigns contro Jey Uso, Cody Rhodes contro Brock Lesnar, Trish Stratus contro Becky Lynch, il triple threat. Annunciati? No, annunciato, ma diciamo è, diciamo, telefonato. Ok, mettiamola così. Vale, perché non sono annunciati. E infatti annunciati no, annunciati ancora no. Però Asuka contro Charlotte contro Bianca Belair possiamo darlo quasi, sì. Lo possiamo dare quasi per sicuro. Gunther contro Drew McIntyre, direi che possiamo darlo pure per sicuro. Yeah. E Ronda Rousey contro Shayna Baszler lo possiamo dare pure quasi per sicuro. Quanto mi manca Nikki Coffley. Che poi a Valhalla contro Maxine, ovviamente è il main event annunciato. Quanto manca Nikki Coffley. E temo per la felicità di Dario Rondanini. Ciao Dario, so che ci stai ascoltando. Credo che ci sarà un Logan Paul contro Ricochet. E se Logan Paul non può battere Seth Rollins, non può battere Roman Reigns, non può vincere la Rumble o la Chamber o il Money in the Bank, di sicuro può battere Ricochet. Quindi Logan Paul contro Ricochet penso che lo faranno e sarà forse anche l'opener della serata. La chiappa click. Sì, sì. Tra l'altro poi più tardi ne parlerete alla Big Red Machine. Il promo di stanotte, secondo me, di Logan Paul è stato... Cioè, anche se poi il seguente è andato come è andato, ma Logan Paul ha asfaltato totalmente in personalità, in carisma, Ricochet.
E tra l'altro ho detto anche la verità, cioè tu sei qua soltanto perché devi fare letteralmente gli spot, quelli belli, gli spot da TikTok e poi tutto il resto, ciao. Anche qua ricosce un altro che non si capisce cosa vogliono fare con lui, è sempre quel vorrei ma non posso. Non hanno con lui mai avuto questa voglia di pusharlo per un titolo superiore a quelli secondari. Peccato perché, allora, lui con Strowman mi piaceva, peccato. Sai quelle coppie strane che fargli fare anche un bel giro di titoli, di coppia, però peccato, quello, peccato. Sì, lui lo puoi sempre tenere perché c'hai un match a più uomini, hai ladder, ti fa la solita scenetta bellina. Comunque lui e Logan Paul sono stati quelli che hanno fatto lo spot più bello dell'ultima Rumble, quando si sono presi nel mezzo volando. È il classico spot a chiappa clip. Sì. Tra l'altro a me va anche bene vederlo, perché io sono uno che all'interno di uno show piace vedere il match brawl, come può essere quello per il titolo intercontinentale, il match svolazione che può essere questo, il match story driven che è il main event, il match femminile di un tipo, magari ecco a tre. Infatti, per come è la carta attualmente, io sono abbastanza contento per quello che andremo a vedere. Poi arriveranno le boiate, però attualmente non è che la storia come andrà a parare la card sarà abbastanza interessante per me. No, la card secondo me, specialmente se quelli che ancora non sono ufficialmente annunciati ma sono nell'aria, vengono annunciati, ci troviamo una signora card. Mi sembra che l'ennesimo primo live event dove poi sentiremo cosa del tipo è il più grande incasso della storia di questo primo live event, eccetera, eccetera. Quello non bisogna dare ascolto, ragazzi, cioè. Ok, che dico, bisogna ascoltare il commento inglese perché sono quelli che raccontano la storyline, però su determinate robe effettivamente mettete il paraorecchi, perché è come la famosa frase The most stupendous WrestleMania. Stupendous! Niente. Fenomenale. Quelle sono boiate. Io da quando al primo... il primo evento arabo o il secondo era cosa c'è meglio di WrestleMania? Lo show in Arabia, venite a vedere il Crown freaking Jewel o quel che era, Superstar Spectacle o Great Royal Rumble. No, quello era in India. Era cosa c'è meglio di questo? Quell'altro? Ma va a cagare, va. No. Ma voi e il vostro marketing. Vabbè, scusami, ma ti immagini il marketing? Ragazzi, poi siamo più nell'event. Non è WrestleMania, però vabbè, dai, lo stiamo facendo. Venite lo stesso. Comunque mi piace che Massi si sta facendo vento con FIFA 22, che è praticamente l'unica utilità di quel gioco. Mamma mia. Vuoi che mi faccia con questo? WWE 2K22, no, per dire. Scusami, non ho capito perché tutte queste robe qua e poi alla fine fai il retro gaming dell'85, cioè. Si chiama retro gaming. Perché il retro gaming è più stabile, è molto più divertente di quella merda che ha mostrato a schermo. Beh, come dare torto. Allora, io direi che se non ci sono altri argomenti da trattare, possiamo andare in chiusura, una volta tanto anche in anticipo rispetto a sfrare le 2-3 ore come l'ultima settimana. Si vede che manca il Venturini. Che bello, finiamo anche prima. Ah, io vorrei fare così. No, anche perché è il solito periodo, quello nel mezzo, purtroppo. Siamo dalla parte opposta del pay-per-view, quindi... ci può stare che la settimana sia molto lineare, molto di costruzione, ma non schiacciano l'acceleratore per non arrivare troppo scarichi all'ultima puntata per pay per view, quindi ci sta sempre, lo dico una volta al mese, ma purtroppo è così. No, ma è così, diciamo, stiamo... Infatti anche stasera Big Red, acceleratore, bello, bello spianato, stasera facciamo conduzione ignorante stasera. Sono proprio curioso di sta roba qua. In realtà oggi avrei voluto anche avere una parte in più, perché come avete visto è mancata anche Rachele per vari impegni e problematiche sue, quindi manca anche la parte donne tra le corde, che però tornerà martedì prossimo. Oggi avrei voluto avere tanti insight da lei, devo dire anche la verità, ma torneranno sia Venturini che purtroppo Venturini che fortunatamente anche Rachele.
Noi andiamo, allora prima di andare dobbiamo introdurre il nuovo sponsor del mese, ovvero quello che sponsorizza le nostre live da qui a SummerSlam. Quindi nel ricordarvi che stasera c'è la Big Red Machine alle 21 21 21.30, Cenka? Vorrei fare 21 io in teoria, però... Ah no, aspetta, 21.30 perché sono cena fuori, quindi... Allora, 21.30, dopodiché ragazzi, tutti i soliti appuntamenti, Next Big Thing, All About Elite, il Blueprint, trovate tutto nel nostro calendario Google, quindi qui c'è il link, cliccate, vi iscrivete e così sapete subito quando andiamo in onda, vi arriva la bella notifichina al volo. Noi torniamo settimana prossima sempre 15.30, ma nel frattempo adesso vi mando da qualche parte e non è quello che pensa Massi, ma nel frattempo Cenghe, send, andiamo al nostro nuovo sponsor Jeffer, granulato effervescente per dolore, bruciore di stomaco post sconfitte di Balor, split di Stable, è molto consigliato per i gonfiori causati dai fan lamentoni e mari di CM Punk, maledetti. Ecco, quindi ve lo consiglio sempre, e comunque non è una cavolata, esiste davvero, cioè. Certo che esiste, per carità, esiste. Quando avete visto che non c'ero più in webcam, perché sono andato a prenderlo, perché c'ho un bruciore di stomaco dentro, che altro che il finale di Edge contro Balor, ecco, rimostriamolo. Ringraziamo sempre la Jeffer. Ringrazio seriamente perché non l'ho pagato, e sono sincero, mi è arrivato come campione, tipo campione, me l'hanno passato, quindi. Grazie alla Jeffer. Che detto così, insomma, grazie, passato, devo dire. No, grazie Jeffer, perché così ci fai digerire meglio il Judgment Day o tutto quello che gira attorno al Judgment Day. È miracoloso. Immagino. Allora, io vi sto mandando da Peonia, appuntamento con noi è sempre settimana prossima 15.30, quindi buona Big Red Machine e niente, alla prossima, e chi non ci segue è sempre un Venturini. Siamo pronti? Ce la facciamo. Vai, ciao. Ciao. Grazie comunque a Jeddah.